dove hanno fatto tanti altri eventi, spettacoli, storica piazza. Eccoci qua, allora qui siamo negli stand fiosteristici della preparazione del ristoro e intanto vedete che hanno preparato dei gazebi con alcune associazioni e che adesso andiamo a intervistarle. Allora, ci troviamo allo stand Assemi Italia Ode, dove potete vedere le immagini. Incontriamo un signore, vediamo un po' chi è questo signore. Buongiorno. Senta, lei chi è? Massimo Camporese, faccio parte dell'associazione Assemi Italia. Noi ci occupiamo prevalentemente del sostegno all'infanzia abbandonata in Mozambico e non solo, ci occupiamo dunque di scuole e famiglie, di solidarietà anche per gli adulti. Adesso ultimamente stiamo portando avanti un progetto che possa dare acqua attraverso delle pompe d'acqua sempre nella località del Mozambico. Soprattutto abbiamo dei progetti nel villaggio di Vilanculo e nella città di Beira. Ecco, recentemente abbiamo inviato un container con un'autoambulanza che ci ha donato la Croce Verde qui di Padova e tutta una serie di beni per i bambini lì, penne, carta, quaderni, zainetti, tutto ciò che serve, che per noi qui in Occidente risulta, diciamo, a volte anche scadente, certo, però anche se ha qualche difetto, questi materiali li vanno utilizzati benissimo. Quindi il nostro appello è sempre quello di avere una sensibilità verso l'Africa, in questo caso verso il Mozambico, la solidarietà soprattutto ai bambini e lottiamo da anni appunto per questo. La nostra fondatrice è Barbara Hoffman, che da tanti anni opera lì, cittadina svizzera, che si è innamorata del sorriso dei bambini mozambicani e sta facendo di tutto per dare un futuro migliore a queste popolazioni. Ma come posso vedere tanti libri, tanti giornali, ma questa manifestazione è il primo anno che siete qui alla Maratona di Sant'Antonio? No, sono già alcuni anni, noi abbiamo il nostro gruppo che corre la maratona di Assemi Italia e abbiamo veramente un gruppo, insomma, che corre tutti gli anni, ecco, per la solidarietà sempre per l'infanzia abbandonata in Mozambico. Ma in questa associazione c'è solo lei o ci sono anche altre persone che collaborano? Pochissime persone. Adesso naturalmente cediamo il turno per aprire in questi giorni, ma oggi pomeriggio c'è la nostra nuova presidente. Beh, siamo qui presenti, insomma, ecco, tutti gli anni. Vabbè, allora aspettiamo altre persone e domani abbiamo la maratona che facciamo un po' di servizio a quelle persone. Intanto oggi è sabato, quanti ne abbiamo oggi? 23 aprile 2022 e siamo nello stand della SM Italia Odevi. Come potete vedere tante immagini, ma com'è che funziona questa, ultima domanda, come funziona questa associazione? Funziona appunto attraverso vari tipi di solidarietà. Si può adottare anche a distanza un bambino in una scuola famiglia, si può fare delle donazioni, si può entrare come soci e darsi da fare appunto nel raccogliere fondi di vario genere. Insomma, abbiamo varie possibilità per fare questo tipo di solidarietà. A noi ci basta anche quel poco che la gente ci dà, sia nei materiali, sia nei fondi economici, e tutto è utile per salvare questi bambini, insomma, che siamo innamorati dal loro sorriso. Va bene, la ringrazio signor Massimo. Massimo, la ringrazio, spero di trovare altri suoi collaboratori da poterli intervistare e poi fare il servizio video su questa emittente nazionale che è la RAI. Però volevo un'informazione. No, anzi, aspetto il presidente. Va bene? Ok, grazie per il momento. Bene, allora, come potete vedere, questo è il capannone dove ci sarà
le immagini della preparazione delle magliette, come vede, con un pettorale e con una modica cifra, vale a dire 10 euro di offerta, noi diamo la maglietta con un pettorale in maniera tale che si possa diventare sostenitore di Casa Priscilla e si possa gareggiare con la maglietta rappresentando la nostra associazione. Con chi ho il piacere di parlare? Loris. Loris, che fa parte del comitato direttivo di Casa Priscilla e che sostiene quotidianamente questa organizzazione. Per chi non la conosce, è Casa Priscilla, casa di accoglienza per mamme e bambini in situazione di criticità e in via Crescini. Va bene, ok, intanto la ringrazio. Bene, intanto vediamo un po' delle immagini di gente che sta aspettando l'inaugurazione. Intanto siamo qui con gli stand 22. Prova. Immagini che scorrono della Maratona Sant'Antonio, vedete quanti stand. E c'è il grande capannone davanti alla chiesa dove stanno entrando la gente per prendersi le sacchettine di Sant'Antonio. Qui chiuderanno le strade. A Costa Frangrigio suo nipote. Dai, Padova!